Oggi, e a livello europeo, Trento si vede riconosciuta come grande potenza della solidarietà, valore che sta alla base del volontariato, che è risorsa tra le più preziose di una società. Per nostra fortuna, l'Italia è ricca di volontari e di associazioni che raccolgono e organizzano queste energie civili. Il volontariato esprime una visione del mondo, quella della indivisibilità della condizione umana, il famoso I care. Mi riguarda, fatto proprio da Don Milani e da Martin Luther King. Una visione che pone in primo piano la persona, l'integralità della sua vita, il suo pieno diritto a essere parte attiva della comunità. Per questo valorizza le relazioni tra le persone, il dialogo, l'amicizia. Un impegno che nei piccoli ambiti immerge ogni giorno le mani nei problemi e negli affanni concreti e tuttavia porta a pensare in grande, perché sa che ognuno contribuisce al cammino di tutti. La solidarietà è un moto che parte dalle coscienze, reca impresso il carattere dell'ascolto dell'altro e della generosità. A ben guardare è essa stessa una vitale necessità. Abbiamo bisogno di solidarietà, di esprimerla e di riceverla, per sentirci parte di una comunità e della sua storia che va avanti. Un saluto di intensità particolare e un ringraziamento per la sua presenza al sindaco di Leopoli. Desidero rinnovargli i sentimenti di amicizia che hanno radici antiche e solide e che le drammatiche conseguenze della brutale invasione dell'Ucraina hanno ulteriormente rafforzato. La libertà, l'indipendenza dell'Ucraina sono tutt'uno con i valori fondativi dell'Europa.